bentornati al Palla Fabiani di Formia, Davide Guzzardi in cuffia, Nicola Dell'Anno alle riprese, è tutto praticamente pronto per assistere alla 14ª gara d'andata, la penultima del girone d'andata di questa serie C Gold del Lazio. La palla 2 viene smistata, il primo controllo è del Meta Formia, il Meta oggi ospita il Sora. Una partita fondamentale per ritornare a vincere in casa dopo lo stop arrivato contro l'Aprilia nell'ultima gara giocata in casa, l'ultima gara giocata in casa del 2018. Palla allargata per Perez che subito dalla media distanza va a mettere due punti e a far correre subito il tassametro della partita. Tra poco vi daremo anche i dati statistici e soprattutto le formazioni in campo. Appena ecco, questo magari è un bel momento. Proprio mentre sta entrando Di Rocco al posto di Coronini, forse ha preso una storta il numero 8 del Meta che zoppicando va a sedersi. Intanto il Sora ha perso un pallone sanguinoso in avanti, stava gestendo l'attacco, un tocco maldestro ha impedito alla squadra ospite, che in casacca arancione attaccata alla sinistra a destra dei vostri tre schermi, il Meta invece in classica divisa bianca e blu attacca da destra a sinistra. Intanto ancora una rimessa per la squadra di casa che va con Di Rocco. Formazioni in campo che a breve riusciremo anche a darvi, insomma i giocatori che portano oggi a giocare, Di Rocco da una parte e Polidori dall'altra, mentre c'è anche il primo fallo della partita del numero, dovete aver visto il 12, dovrebbe essere, comunque va in lunetta Porfido e sbaglia il primo libero. Porfido assieme a Norbedo, Perez, Di Rocco e Rodriguez. È iniziato questa partita per il Meta. Sora che subito prova ad andare velocemente in avanti, fallo, mentre Polidori, coach Maurizio Polidori, si fa subito sentire. Palla dentro, subito smesso da fuori, c'è un altro pallone recuperato, un'altra palla persa per il Sora, la fondo fino in fondo va Mannarelli a prendersi tra le altre cose anche una bella botta, finisce contro il muro. La cosa importante è che fa due punti e con questa il libero che può valere gioco da tre punti per allargare subito la forbice in questo inizio di primo quarto. Pallone che entra, tre punti per Mannarelli, uno per Porfido, due per Perez, fanno 6-0 in questo inizio di partita per il Formia. Sora che prova ad attaccare, si deve scuotere perché l'inizio non è sicuramente stato dei migliori. La palla per Frisari dentro, cerca di prendere spazio Rylands, risultato è una palla persa, tiro sbagliato a rimorchio, non c'è stato l'appoggio, palla che supera la linea di fondo, è possesso per i padroni di casa. Di Rocco lascia a Mannarelli, Rodriguez prende spazio, c'è il cambio con Porfido che esce dall'arco, va al tiro da tre, secondo ferro, rimbalzo corto conquistato dal Sora, con un po' di patemi comunque riesce ad andare dall'altra parte, il tiro contestato, ancora palla recuperata dal Formia, una nuova possibilità per il Sora, la palla che scheggia il ferro ancora sul tiro di Rylands. Alla fine la rimessa è per il Sora che andrà a battere con Frisari. Frisari, Rylands, Vukajlovic, Mustacchio adesso va al tiro, secondo ferro e Perez ad agguantare il pallone. Stavo dando la formazione in campo, il quintetto del Sora, la palla dentro, buon taglio di Mannarelli, arriva però la stoppata di Vukajlovic e a rimorchio però Perez si riprende il pallone e va a segnare i punti dell'8-0. Formia che prende subito il largo,
Vukajlovic per Mustacchio, si va da Rylands, il fallo di Rodriguez e andrà in lunetta il giocatore con la maglia numero 6, Bogdanz Rylands, e c'è subito timeout, subito interrotta la partita. È un buon momento per andarvi a dire quindi quali sono le formazioni portate oggi al Pala Fabiani per quanto riguarda coach Di Rocco, Polidori, Coronini, Rodriguez, Varga, Mannarelli, Porfido, Perez, Norvedo, Massaro, Meschino. Coach Polidori invece scende con Santucci, Mazzocchia, Rylands, Vitale, Frisari, Purplevix, scusate, Castellucci, Vukajlovic, Mustacchio, Doria e Sforza. Il Formia è secondo in classifica, soli due punti dalla capolista Grottaferrata, e viene da una vittoria, quella arrivata nell'ultima giornata prima della sosta natalizia contro il Petriana per 87-81 sul campo della formazione romana. Soprattutto però è arrivata la sconfitta due turni fa nell'ultima gara giocata in casa prima della sosta contro l'Aprilia 91-88. Dopo sei vittorie consecutive sarebbe stata la corsa di una squadra che a questo punto si sarebbe potuta trovare a pari punti con il Grottaferrata. Mentre Rylands sbaglia il primo tiro libero, non vuole proprio segnare il primo punto in questa partita il Sora. Secondo tentativo e ancora un errore, 0 su 2 dalla lunetta, 0 su 0 in generale. La palla ancora a Rylands che si rifà, subito dopo riesce a far muovere il suo punteggio la squadra ospite, 8-2. Sora che invece viene da due sconfitte consecutive. Se arriva il tiro da tre, primo ferro e poi il recupero del pallone da parte della squadra ospite che in maglia arancione attacca. Adesso arriva fino in fondo, prova il tiro, ha una seconda possibilità, Sforza, la palla messa fuori da tre, il tentativo non prende neanche il ferro, ma Rylands sporca la traiettoria ad allungare questa respinta, riceve il pallone poi da solo, lasciato completamente da solo Bogdanz Rylands, va a mettere i punti numero 3 e 4 della sua partita e della sua squadra. Mannarelli per Porfido, Di Rocco esce dai blocchi, poi passa Rodriguez, spalla a Canesso, il controllo lascia andare per il pallone, non riesce ad andare a rimorchio Mannarelli che poi prova in tutti i modi a recuperare il pallone, alla fine commette fallo su Sforza. Primo fallo anche per Mannarelli. Attacca il Sora, il pallone per Vukajlovic che prova a cercare Sforza, il passaggio completamente sballato e in campo il coach Maurizio Polidori urla bestialito contro i suoi, non potrebbe essere altrimenti. Un inizio da incubo è stato quello del Sora che poi ha trovato 4 punti di seguito, il parziale di 8-0 resta e ad allungare il divario, ad allargare il divario ci pensa Porfido con la prima tripla di questa gara, 11-4. Sforza, si perde il pallone, Perez lo sporca, alla fine tocca con i piedi il numero 17, il possesso resta per i ragazzi in maglia arancione. Frisari per Sforza dalla media distanza, secondo ferro, Rodriguez riesce a tenere il pallone in campo, lo mette tra le mani di Di Rocco, qualcosa non va nella distribuzione a giudicare dall'espressione di Di Rocco e dalla palla persa da Rodriguez. Subito dall'altra parte sale in vetta, sbaglia contro sbaglio, tanti errori, troppi errori, ha sbagliato prima Frisari, poi è andato al tapin Mustacchio d'errore e probabilmente anche il fallo del numero 15. Inizio davvero terribile questo del Sora che adesso prova in pressing sulla rimessa in gioco del Formia.
Perez riesce a ricevere per portare il pallone lontano dalla propria area. Si torna indietro da Di Rocco che si perde per un attimo il pallone, poi lo abbraccia, come dire, mio, non lo toccate, sulla pressione ancora di Sforza. Si allarga Rodriguez, Di Rocco però perde il pallone, alla fine c'è il fallo fischiato proprio a Sforza sulla pressione nel tentativo di rubare il pallone al numero 0 della formazione di casa. Primo fallo anche per Francesco Sforza, è già il quarto della formazione ospite con 5-23 ancora da giocare nel primo quarto. Rischia di essere un peso non da poco. Rodriguez finta la 3, salta a vuoto, la stoppata su Perez di Vukajlovic che poi va a commettere fallo. No, il fallo è del numero 6, il fallo è di Rylands. C'è il cambio tra Norvedo al posto di Di Rocco. E viaggio in lunetta per Perez. Era stato stoppato, ma poi ha subito fallo. Primo libero che va a segno. Secondo prende una parabola alta, quasi prende il secondo ferro, alla fine però entra senza problemi. Due altri due punti per Perez, 13-14 e 13-4 ovviamente, scusate il risultato. C'è il fallo di Norvedo. Quarto fallo anche per il Formia, mentre l'arbitro va finalmente, direi, a dire qualcosa a Polidori che spiega le sue ragioni. Polidori entra praticamente in campo, l'arbitro va a dirgli di calmarsi un attimo. Siamo solo all'inizio di questa partita, mancano ancora 5 minuti e 9 secondi, non si è andata ancora nemmeno metà del primo quarto. 13-4 il punteggio. Formia che si avvicina alla doppia cifra di vantaggio, Sora che prova e deve fare di tutto per accorciare questo divario. Ci prova in questo momento con Mustacchio che allarga ancora il pallone per Sforza, sfida l'uno contro uno. Porfido lo salta benissimo, come aggira poi anche la difesa di Rodriguez. Due punti di pregevole fattura del numero 15 Francesco, del numero 18 chiaramente Francesco Sforza. Porfido si allarga, va a cercare la sua mattonella e non va lontano da segnare i tre punti. Il Sora riesce a difendere il pallone in più fasi, anche evitando che esca, pressing forte in uscita. Ancora Sforza che disegna pallacanestro in questa fase, mette il pallone nelle mani di Rylands, segna altri due punti, segnati quasi tutti lui, punti per la sua squadra, 6 su 8. Portiamo la firma del numero 6, Porfido attacca il ferro, alza il pallone sul tabellone, il Sora difende con qualche problema, ma difende. Ancora Sforza, dentro ancora per Rylands, si gira, lascia andare per il pallone col mancino. Palla persa e recuperata da Mannarelli che si invola, se ne va, alla fine un palleggio di troppo, si allunga il pallone e lo recupera il Sora. Palleggio, arresto e tiro cortissimo al rimbalzo, però ci arriva Vukajlovic ancora una volta, però il tiro è sbagliato. Norvedo si mette in mani di Rodriguez che si ferma e aspetta, poi sbaglia ancora, commette una violazione, costretto a chiamare il time out coach Di Rocco per fermare un attimo la situazione. Formia che è andato un attimino in ambasce con le idee poco chiare, un po' di frenesia, ha dovuto fermare il gioco il coach Giovanni Di Rocco. Momento per lui e il suo vice Eugenio Polidori per serenare un attimo gli animi, mentre l'altro Polidori, il coach Maurizio, sulla panchina del Sora continua a urlare indicazioni ai suoi. 13-8 il punteggio quando mancano 3 minuti e 37 secondi alla fine del primo quarto. Dicevamo il Sora che viene dalle due sconfitte contro Civitavecchia e San Paolo Ostiense, 58-72 e 47-80 rispettivamente, una squadra che quindi, almeno a giudicare dalle ultime uscite, segna poco, quindicesima in classifica, 4 vittorie e 9 sconfitte fino a questo momento in questo girone d'andata. Viaggia quindi nelle ultime posizioni
necessità di fare punti, ma sicuramente non è questa la partita che deciderà il futuro del Sora in questo campionato. Si sta giocando praticamente un testa coda contro la squadra che, ripetiamo, non avesse perso l'imbattibilità del Fortino casalingo nell'ultima gara giocata prima della sosta. Qui contro l'Aprilia sarebbe, bisogna usare il condizionale, perché magari vinci contro Aprilia e perdi contro Petriana. Però intanto sarebbe a pari punti con la capolista. C'è il fallo in lunetta, ci andrà Sforza, l'unico altro marcatore assieme a Rylance per il Sora in questa partita. Ma oggi ai liberi non è serata. 0 su 3 fino a questo momento per gli uomini in maglia arancione, diventa 1 su 4 con Norbedo che non riesce a tenere il pallone in campo. La palla che sarà segnalata fuori praticamente da tutta la panchina del Sora. Possibilità quindi per gli uomini di Polidori di attaccare nuovamente, di accorciare ulteriormente il divario. 4 punti sono rimasti a dividere le due squadre. Palleggio in giravolta, il tiro che trova il canestro di Mustacchio e si unisce alla festa. 13-11, Mandrelli in possesso, Formia che ha dilapidato un vantaggio che era di 8-0 all'inizio della partita. Norbedo lascia sotto canestro per Rodriguez, accerchiato, deve uscire dalla mischia. Mannarelli da tre a tempo e spazio, ma esce un tiro cortissimo che non prende neanche il ferro. Sora in contropiede, vola al ferro Vukajlovic e segna anche lui. Parità a quota 13, chi avrebbe mai detto dopo i primi 2-3 minuti di partita. Formia che ha spento la luce, Sora che l'ha accesa. Parità a quota 13, abbiamo una partita, 2:35 da giocare. Porfido dal nulla prova un tiro da 3 che non va a bersaglio. Alla fine l'ultimo a toccare è Mannarelli, pallone esce fuori e Mannarelli esce a far entrare Di Rocco. Di Rocco, Norbedo, Perez, Rodriguez, Porfido per il meta in questo momento in campo. Sforza, Frisari, Vukajlovic, Rylance per il Sora che in questo momento però si perde un bicchiere d'acqua. Me l'ho perso Mustacchio a completare il quintetto, la palla è uscita fuori. Polidori ancora in campo, praticamente di fianco all'arbitro. La rimessa con 5 secondi allo scadere dei 24 per il Sora, deve cercare subito una conclusione. Si allarga, palleggio, arresto e tiro di Frisari e primo vantaggio per il Sora in questa partita. 1-3, 1-5, 2 minuti alla fine del primo quarto. Perez lascia Rodriguez, si butta dentro, Perez riceve, perde ancora una volta un attimo contatto col pallone, pesta la riga di fondo e il pallone è per il Sora. Stupiti sguardi dalla panchina del meta. Frisari contro Norbedo, esce dai blocchi Vukajlovic, Mustacchio che riesce a difendere il pallone. Ecco il blocco di Vukajlovic che adesso va a ricevere, finta di passaggio, si butta dentro, contatto con Rodriguez, lascia andare per un pallone che non entra, ultima deviazione è di Di Rocco. E ancora 5 secondi per chiudere l'azione per il Sora. Palla in mano a Mustacchio, il blocco, palla fuori, Sforza, palleggio, finta e tiro, primo ferro e rimbalzo catturato di Perez proprio allo scadere dei 24. Di Rocco per Rodriguez, finta di tiro, va a sbattere contro Vukajlovic, la palla fuori per Norbedo, primo ferro sotto canestro, la deviazione. Porfido prova a tenere in campo il pallone perché sa che l'ultimo tocco era di uno dei suoi, non riesce però nell'impresa e palla ancora per il Sora. 1-1-1, 1 minuto e 11 secondi per chiudere il primo paragrafo di questa partita. Frisari sbraccia Di Rocco, commette fallo su Mustacchio,
Andrà quindi in lunetta, è il secondo fallo per Di Rocco. Però ancora una volta non è giornata, non è serata questa la lunetta per il Sora, è entrato 1 su 4 e adesso 1 su 5. 2 su 5 che Mustacchio il secondo lo mette dentro. 13-16, un possesso pieno di vantaggio per il Sora. Norbedo, Rodriguez, finta di consegna ancora Norbedo che poi va a portare il blocco. Rodriguez però non trova spazio, deve affrontare la difesa tutto da solo, prova lo scarico per Perez, fallisce, Sora recupera, ci mette la mano Porfido, non riesce a conquistare il pallone. Allora con calma Olimpica Frisari per Mustacchio, finta di tiro, poi va da tre, primo ferro, rimbalzo corto preso da Perez, 33 secondi, Norbedo che va in attacco pressato da due giocatori, Di Rocco, Porfido e ancora Di Rocco, Norbedo che passeggia, poi si butta dentro, mettersi sul lato sinistro, Porfido riceve, tira, ancora però il ferro a dire di no, 12 secondi alla fine, ultimo possesso per il Sora che può andare fino allo scadere, riesce a liberarsi del pallone con un miracolo Frisari a servire un compagno, ancora Frisari, un secondo allo scadere, il tiro di Frisari, il ferro che gli sputa fuori il pallone e con un recupero impressionante dopo essere stata sotto addirittura 8-0 all'inizio di questa partita, il Sora chiude in vantaggio 13-16, finisce il primo quarto, restate qui perché tra poco inizia il secondo. E rientriamo in campo, pronti per il secondo quarto di Formia Sora. Il Formia è andato avanti addirittura di 8 lunghezze nel corso dell'inizio del primo quarto, poi ha subito la rimonta, si è fatto prendere un po' dalla frenesia, alla fine ha chiuso con il vantaggio del Sora per 16-13. Il pallone proprio per la squadra ospite che attacca sempre dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. L'attacco adesso palla in mano di Frisari che lascia a Rylance, palla persa recuperata però dai uomini in maglia arancione, ancora Frisari in linea di fondo, lascia andare per aria un pallone complicato ma che entra in questo momento, va anche un po' tutto bene alzata tranne dalla lunetta, aspettiamo di vedere chiaramente nel secondo quarto se avrà occasioni in questo fondamentale perché fino a questo momento 2 su 6 un po' pochino. Il tiro di Perez ancora una volta completamente sbagliato, Rodriguez al rimbalzo difende, palla contro tutta la difesa del Sora, Di Rocco il palleggio, cerca spazio per servire Rodriguez, il tocco di piede, possesso che quindi resta nelle mani dei giocatori di coach Di Rocco. Ancora una volta però è sembrato complicarsi la vita il Formia. Di Rocco va a ricevere, ancora una volta una difesa forte, il fallo commesso da Frisari. Secondo fallo per il numero 8 del Sora, Di Rocco. Norbedo, Rodriguez, ancora per Norbedo, ha bisogno di una soluzione il meta, Norbedo, arresto di potenza e va a appoggiare due punti. Sora che adesso attacca, Rylance spalla a canestro, Perez si alza un muro davanti e commette fallo per il direttore di gara. Un po' sorpreso Perez, e intanto va in lunetta il numero 6. Segna il primo libero, fuori il secondo, continua ad avere una percentuale bassa ai liberi che però piano piano sta riuscendo a rimettere su il Sora e poi va ancora una volta a difendere forte sulla rimessa in gioco ritardando l'avanzata del meta, mette l'infrazione del limite dei secondi
per uscire dalla propria metà campo per il Meta, che sembra veramente appannata in questo momento la squadra di Rocco. Frisari per Mustacchio, cerca e trova Railans, si va fuori da Sforza, vediamo cosa tira fuori, il palleggio, il resto e tiro, primo ferro, rimbalzo lungo catturato da Norbedo, adesso accelera Norbedo, fuori per Porfido, aveva lo spazio anche per andare al tiro, preferisce andare da Perez che in due tempi, quindi non può andare al tiro, controlla, serve Norbedo per Rodriguez e c'è il canestro con il fallo del numero 15. Quindi andrà in lunetta con il libero supplementare Rodriguez. La lunetta però oggi è nemica dei giocatori in campo, 17-19, ancora un possesso di vantaggio per il Sora, qui una fucilata di Frisari, si lamenta Mustacchio, poi batte il 5 con il compagno, gli ha tirato davvero un missile che non è riuscito a tenere in campo. Di Rocco dall'altra parte con calma, c'è Norbedo che si fa vedere sulla sua linea, quello scambio con Porfido, si butta dentro Perez, Porfido si gira, appoggia al tabellone ed entrano due punti. Risale la china, il Meta, parità a quota 19. Sforza contro Di Rocco. Mustacchio, finta il tiro, entra in area il trio dalla media distanza, due punti per Mustacchio, sono i punti numero 4 e 5 della sua partita. 19-21, 7 minuti e 7 secondi alla fine del secondo quarto. Di Rocco, Porfido, ha tempo e spazio, quello è il suo tiro e non delude mai da lì in quella situazione. Porfido è un cecchino, tripla a segno, poi ancora Sforza che impegna oltre la difesa, prende la linea di fondo e lascia andare una mano morbidissima, 22-23, sempre avanti anche se solo di un punto il Sora, e poi arrivano i due punti di Porfido con il fallo e andrà in lunetta per il libero supplementare, il fallo di Railans e la possibilità per il Formia di mettere in maniera, diciamo, forte il naso avanti. Cresce Perez, entra Varga, sostituzione anche per il Sora, entra con il numero 7 Francesco Vitale al posto di Bogdan Railans, problemi di falli per il numero 6. Porfido con il tiro libero del più 2, 25-23, a segno Porfido. E Sora che va dall'altra parte, nuovamente sotto nel punteggio. Sforza, il blocco di Vukajlovic, Sforza prova a prendersi spazio e alla fine si prende il fallo di Rodriguez. Secondo fallo per il capitano del Meta. Sforza per Vukajlovic, la palla prende il ferro, rischia poi anche di entrare dentro sul rimbalzo. Varga si impossessa del pallone, serve Norbedo per Porfido che pesta la linea sulla ricezione e cambio di possesso, segni di intesa però tra Norbedo e Porfido, era un buon pallone, una bella azione quella del Meta. Poi fischiato il fallo a Porfido sull'attacco di Sforza, secondo fallo anche per lui. La prende a entrare Meschino proprio al posto del numero 16,
applaudito dal pubblico, è lui che ha suonato la carica, il momento più complesso di questo secondo quarto, una tripla e poi un gioco da tre punti. Sono i sei punti con cui il Formia ha trovato i più due di vantaggio, poi infrazione di passi fischiata al capitano della Sora Federico Frisari. Varga consegna il pallone a Norbedo che vola a mettere di gancio reverse questi due punti, 27-23, gli applausi del Pala Fabiani. Forza, scambia con Vukajlovic, Vukajlovic sforza ancora dietro per Mustacchio che prova da tre, il rimbalzo conquistato dal numero 18 e poi alla fine arriva il fallo. L'arbitro che poi deve acquietare anche Polidori, fallo di Norbedo. Lunetta ci va all'altro numero 18, sforza. Merita una statistica a parte la conto dei liberi per il Sora, primo errore e con molta difficoltà entra il secondo, un possesso pieno di vantaggio per la squadra di casa, 27-24, 5-28 sul cronometro del secondo quarto. Rodriguez, Norbedo, Di Rocco, può servire Varga, preferisce andare da Meschino che gli torna fuori il pallone, sfida nel 1 contro 1 Mustacchio, alla fine c'è una deviazione sul passaggio diretto a Rodriguez, pallone ancora per il meta ma con soli 4 secondi per chiudere l'azione. Varga, un tiro non facile, senza ritmo, poi la prende il ferro, suona la sirena ma la palla è ancora per il Formia. Meschino, Di Rocco, ancora Meschino, di nuovo da Norbedo che va al tiro dalla distanza, e la tripla di Norbedo che fa saltare in piedi il pubblico presente al Pala Fabiani, suonato la carica anche lui Norbedo, è essenziale in questo secondo quarto, il Sora non riesce più a metterne dentro una, 30-24, Norbedo se ne va, adesso anche le ola da parte del pubblico per ogni mossa del numero 18. Varga deve difendere questo pallone, alla fine lo consegna nelle mani di Mustacchio, può andare dall'altra parte il Sora, Mustacchio accelera, si ferma, il tiro da tre, forse è pensata la linea, forse era da due, fatto sta che è uscito, Rodriguez al rimbalzo, si consegna nelle mani di Meschino, poi si va da Di Rocco. Palleggio, arresto, passaggio per Rodriguez, ancora per Norbedo che trova una linea di penetrazione, lascia dentro per Rodriguez, palla dentro ma non vale il canestro, vale il fallo. Fallo del numero 18, mi sembra di sforza, esce Mustacchio, quindi potrei aver visto male. Secondo fallo, erano a uno sia Mustacchio che sforza, mentre gli applausi per Rodriguez che va a prendere un po' di fiato, entra Mannarelli. Non ci saranno i tiri liberi, che comunque non è iniziata l'azione di tiro, altrimenti sarebbe stato valido anche il canestro, quindi errore mio. Mannarelli, Norbedo, ancora per Mannarelli, Di Rocco. Norbedo deve tirare, Meschino, parabola altissima, secondo ferro, rimbalzo pescato da Sforza che poi va a prendersi anche il fallo. Fallo credo ancora di Norbedo, infatti esce Norbedo, entra Porfido, terzo fallo per il numero 18 che anche così, anche facendo sentire il fisico, lui che non è certo il più grosso di tutti, ha dato una scossa ai suoi. Sforza intanto dall'altra parte in lunetta per accorciare nuovamente il divario, questa volta entra il primo, questa può essere già una notizia per i giocatori del Sora.
solo un'altra volta è successo con Rylance, che poi però ha sbagliato il secondo libero. Questa volta sforza, fa 2 su 2. Questa è la prima volta per la squadra ospite. Proprio Rylance entra a sostituire Vukajlovic. 2 punti per Milan Vukajlovic nel primo quarto, 0 in questo secondo. 30-26 il punteggio. Mannarelli che riceve di Rocco. Varga dentro praticamente in faccia a Meschino, che non riesce a difenderla. Subito dall'altra parte il Sora, attacca il ferro e la stoppata, e qui sì che si esalta tutto il palo Fabiani. Salta Mannarelli e stoppa in faccia il tiro a Mazzocchia. 18 secondi per chiudere l'azione da parte della squadra di casa e della squadra ospite. Sforza. Il tiro complicato di Frisari. Sbagliato il Formia, che quindi può andare dall'altra parte. Porfido, Meschino, ancora Porfido che va da tre. Porfido, ancora lui, una macchina da tre punti. Il numero 16, Alessandro Porfido, 33-26, sente l'odore del sangue il numero 16. Poi il fallo di Mannarelli, le proteste anche di Rocco. Time out chiamato da Maurizio Polidori. 33-26 il punteggio, 7 punti di vantaggio della squadra di casa, che si è ritrovata in questo secondo quarto. 13 punti segnati nella prima parte di gara, sono 20 già quelli segnati con 2 minuti e 53 ancora da giocare in questo secondo quarto. 16 punti invece per il Sora nel primo quarto, solo 10 in questa ripresa, in questa prima di 3 riprese di questa partita, la penultima del girone d'andata. La possibilità per il Meta di sperare quindi anche di chiudere in testa la classifica questo girone d'andata con 2 partite, questa compresa, alla fine non riuscirà in questa. Chiaramente c'è da vedere la partita del Grottaferrata, ci proverà nella prossima contro la decima in classifica, in casa della decima in classifica, la Smith Roma Centro. Intanto dalla lunetta Bogdans Rylans dentro il primo. E dentro anche il secondo, ha aggiustato decisamente le percentuali dalla lunetta il Sora, 33-28. Meschino di Rocco, ancora Meschino, si va da Porfido, si ha ancora spazio, poi si butta dentro, ancora il bel giro palla del Formia, ma palla per Di Rocco! Ma questa è stata una grande azione da parte degli uomini di coach Di Rocco, ma proprio nelle mani dell'altro Di Rocco, quello che in campo ci va a giocare, Giorgio, e sono i primi 3 punti della sua partita. 36-28, ancora una volta sfiora la doppia cifra di vantaggio la squadra di casa. Rylans prova a mettere una toppa, 36-30. Mannarelli, Di Rocco, ancora Mannarelli, c'è Porfido libero che riceve e tira, la palla percorre il ferro per rimbalzo Varga, tocca ma non riesce a tenere il pallone, Mazzocchia e si precipita dall'altra parte, riceve Vitali, si va poi ancora dal capitano Frisari, tiene palla in mano per tanto tempo Frisari, poi si va da Rylans, chiuso da Varga e Meschino, e Varga ultimo a toccare. Time out per coach Di Rocco, ferma ancora una volta la partita, 7 secondi sul cronometro allo scadere dei 24. Gli applausi che sentite del Palafabiani sono per il Meta,
che dopo essere finito sotto in maniera forse inaspettata nel primo quarto, ha iniziato questo secondo in tutt'altra maniera, suonando la carica in modo evidente, trascinata da Porfido e Norbedo. 11 punti per Porfido, 7 per Norbedo. Gli altri comprimari di questo secondo quarto sono Rodriguez con 2 punti e un libero sbagliato, e Di Rocco con la tripla che avete visto poco fa, frutto di una magnifica azione di giropalla da parte della squadra di coach Di Rocco. Intermittente invece l'attacco del Sora, che è andato a segno 6 volte dalla lunetta, praticamente la metà dei punti fatti, quasi. Per cui Meschino va a sporcare ancora una volta il pallone sulla rimessa e si riducono a 6 secondi per il Sora. Buoni per imbastire un'azione offensiva, si va da Sforza che deve inventare qualcosa, sfidare l'uno contro uno. Varga lo fa andare al bar, va a mettere 2 punti dalla linea dei tiri liberi. Sforza sinceramente, non ce ne vogliono i tifosi della squadra di casa che ci stanno magari guardando, ma è un piacere per gli occhi fino a questo momento. Di Rocco dentro per Porfido, che gira tutto il canestro, esce fuori, trova Meschino che rischia di perdere palla, difende il possesso, passa nei secondi, sono 2, Porfido deve affrettare la conclusione, prende il ferro, poi tocca Varga ed è infrazione dei 24. Palla per il Sora, che ha ridotto ancora a 4 i punti di distanza la possibilità di scendere a meno 2. Sforza, finta contro finta, poi va dalle mani di Rylance, l'opposizione di Varga e Rylance colpisce male. Porfido sale in vetta e ancora in appoggio, mette altri 2 punti. Sora subito di là, Sforza, un look praticamente per il compagno che sbaglia il tiro a rimorchio, però ci va ancora lui, sono altri 2 punti per il numero 18, Francesco Sforza, assoluto trascinatore della sua squadra in questo momento. Mannarelli, Porfido, Di Rocco. Porfido è lontanissimo, subito mette il pallone nelle mani di Mannarelli che tira da 3, per poco non gli entra. Ultimo possesso della partita, 9, 8, 7 secondi alla fine del secondo quarto. Francesco Sforza in possesso, sfida Meschino, palleggia, arresto e tiro, primo ferro. Meschino conquista il pallone, poi lancia l'Ave Maria che va a prendere il palo del tabellone. 38-34, Formia torna avanti in maniera prepotente, una prestazione fantastica di Porfido e Norbedo in questo secondo quarto. Finisce il primo tempo della partita, ci vediamo tra poco per il secondo tempo e il terzo quarto di Formia Sora. Dalla Palla Fabiani, Formia Sora, 14esima giornata d'andata della Serie C Gold Laziale. Formia avanti 38-34 grazie ai 17 punti di Porfido e i 7 di Norbedo, 17 che sono 13 nel secondo quarto e appunto i 7 di Norbedo che hanno suonato la rimonta, hanno guidato la rimonta per il Formia nel secondo quarto, dopo che avevano chiuso sotto 16-13 il punteggio per il Sora nel primo quarto. Mancano poco più di 10 secondi all'inizio del terzo periodo di gioco. Mannarelli, Di Rocco, Varga, Meschino e Porfido per il Formia. Sora che risponde con Frisari, Sforza, Rylance, Vukajlovic e Mustacchio. Si comincia, Meschino, Mannarelli, subito dentro per Varga, palleggio e poi la stoppata di Vukajlovic, il pressing di Varga, Sforza si mette nelle mani di Mustacchio,
Ancora per Vukajlovic, palla fuori, banale, scontata, prevista e rubata da Mannarelli, ma poi la stoppata di Sforza ad impedire due punti facili a Mannarelli, la rimessa per il Formia, si iniziano subito a ritmi altissimi. Varga, Mannarelli, una mezza idea di tirare da tre, non diventa in tira, c'è del pallone fuori a Porfido che tira da lontanissimo e non va vicino, cioè va vicinissimo a segnare i tre punti. Rimbalzo catturato da Sforza che avanza seminando Mannarelli, lascia al capitano Frisari, di nuovo Sforza, sfida tutti, entra nell'area del tiro da due punti, il ferro gli dice no, Di Rocco, Porfido si trova lo spazio per andare al tiro e sono altri due punti, 19 totali per Porfido. Non è passato neanche un minuto, sono passati 56 secondi e abbiamo visto un po' di tutto in questo terzo quarto. Frisari, Sforza, sbaglia poi il passaggio per Vukajlovic, la palla che sbatte contro l'arbitro, si fermano un po' tutti, la fortuna di Frisari che sul suo tocco meschino era ancora sul pallone, vuol dire che la rimessa è per il Sora, l'arbitro poi va a dire qualcosa proprio a Meschino che parlotta, è fischiato tecnico a Meschino, è continuato a parlottare, adesso continua a dirne all'arbitro Mannarelli, a tirare fuori Meschino dalla brutta situazione, anche Di Rocco a parlare con il direttore di gara, il primo fallo di Meschino. Abbiamo detto, primo minuto, già abbiamo visto praticamente tutto quello che si può vedere all'interno di una partita. Dalla lunetta ci andrà il capitano della squadra ospite, ora l'arbitro che va a fare la voce grossa anche con coach Di Rocco, capitano Federico Frisari. Dalla lunetta un conto aperto quello del Sora con i tiri liberi in questa partita, male 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 nel primo quarto, Maluccio all'inizio del secondo, poi si è ripreso, Meschino ancora a parlare con il direttore di gara, non abbiamo denominato gli arbitri, mentre Frisari mette il tiro libero. Abbiamo nominati, sono Andrea Suriani di Ciampino e Daniele Gai di Roma, i due arbitri di questa partita. Frisari a segno col libero, il possesso del Sora, 40 a 35 il punteggio. Sforza, costretto dalla difesa a restare fuori dall'arco, poi si butta dentro di potenza praticamente, il fallo del Formia è di Mannarelli. Terzo fallo per Giorgio Mannarelli che resta in campo. Dita si è fatta bollente in questo inizio di terzo quarto, Sforza mette il primo e sbaglia il secondo, ancora bilancia che fa su e giù per il Sora dalla lunetta. Di Rocco, 40-36, meno 4 per il Sora, più 4 per il Formia che adesso attacca con Porfido. Si gira, cerca anche il fallo, il pallone che si incasta tra il tabellone e il ferro, rimbalzo controllato da, attenzione qui c'è un fallo e si alza tutto il palazzetto a protestare, chiedono l'antisportivo, secondo me fallo su Mannarelli che aveva rubato palla, poi è stato investito da Sforza, non credo fosse Sforza. Non solo non c'è fallo, ma c'è palla per il Sora perché il pallone è uscito con l'ultimo tocco di Mannarelli. Il pubblico si è infervorato a dir poco. Ah, è stato fischiato un altro tecnico contro il Formia. Segnato da Frisari. Clima rovente qui al Pala Fabiani, qui a Frisari,
forza. Guida Mannarelli lo investe, sfondamento preso da Mannarelli, fallo è di sforza, fallo che viene accolto con un boato da parte di tutto il pubblico presente. Mannarelli, Di Rocco, Porfido scontende il pallone, c'è un fischio, non vale il canestro ma c'è il fallo di Vukajlovic su Porfido. Tavolo chiede lumi all'arbitro su chi ha fatto il fallo, su cosa è stato fischiato. Deve essere il primo fallo per il numero 12. Adesso vediamo che la vagnetta si alza. Tanto Porfido, palla in mano, invece secondo fallo per Milan Vukajlovic. Porfido, palla in mano, deve Di Rocco. Varga a fare blocco, Di Rocco gli gira attorno, si butta dentro Varga, si riferisce Mannarelli che va al tiro da tre, parabola altissima, primo fallo, al rimbalzo meschino, il tapin due volte sbagliato, alla fine Vukajlovic pesca il pallone. Frisari chiama calma, sforza, Frisari allora rallenta, chiama lo schema, aggira Di Rocco, arresto e tiro di Frisari, il ferro, rimbalzo corto pescato dal numero 0. Porfido, Mannarelli in isolamento, esce Di Rocco dai blocchi, va ancora da Meschino, fa vedere Porfido fuori dall'arco, Meschino vuole fare tutto da solo, il tiro in sospensione da dietro e due punti di Meschino. Frisari contro Di Rocco, chiama fuori il suo numero 6, poi va a ricevere dopo aver portato il blocco, manda il pallone per aria, c'è il fallo, due tiri liberi ci saranno per Rylands, fallo di Mannarelli ed è quarto fallo, se non ho visto malissimo fino ad ora, o terzo fallo per Mannarelli, ed ora devo aver visto male prima. Bogdanz Rylands va a segno con il primo tiro libero. Ed entra anche il secondo. Cambi, entra Norbedo Rodriguez al posto di Mannarelli, un po' sconsolato a prendersi gli applausi della sua panchina, e di Varga, un po' improduttivo il numero 11. Lavoro sporco per lui. Norbedo, ecco che riceve il pallone. Attenzione alla scarica elettrica che può portare Norbedo a questo terzo quarto. Porfido, palla a canestro, da palla per aria, sotto canestro Rodriguez a prendere il rimbalzo, combatte, prova, prende un alto rimbalzo, poi alla fine viene fischiato il fallo, sono due tiri liberi, il fallo è del numero 15, Mustacchio. In lunetta ci andrà il capitano dei bianco-blu. Che ha segnato fino ad ora solo due punti, sbagliando il libero supplementare all'azione che l'ha portato a segnare gli unici punti della sua partita. Primo tiro libero è andato a segno. Secondo prende il ferro, poi Meschino non riesce il tapin ma pesca il fallo di Vukajlovic. Time out per Polidori, no c'è il cambio per Polidori, scusate, questi ritmi diventa complicato essere precisi al 100% anche per noi. Pubblico davvero indemoniato al Pala Fabiani. Porfido
fuori per Rodriguez, la tocca Frisari, Rodriguez riesce a mantenere il possesso e a mettersi nelle mani di Orbedo. Porfido, arresto e tiro immediato, Rodriguez al rimbalzo, combatte, va a prendersi un altro fallo, questa volta è di Bogdan Rajlans, due tiri liberi ancora per il capitano. Terzo fallo per Rajlans, attenzione alla conta dei falli, che ci avviciniamo al momento in cui si decidono le partite. Primo libero a segno per Rodriguez, che a tentoni segna il quarto punto della sua gara. In questo momento e va a segnare anche il punto numero 5. 3 su 5 i liberi per lui. Comunque superiore al 50%. Porfido che prova a rubare questo pallone, poi finisce giù, tutto regolare per gli arbitri. Nel tiro di Mustacchio da 3, che ha tempo, spazio, ma sbaglia. Porfido, dopo essere finito giù, si è rialzato e si andrà a prendere questo rimbalzo, lasciando Orbedo. Rodriguez tutto solo, Rodriguez non poteva sbagliare. E time out Politori, 47-39, prova nuovamente l'allungo il Formia, meta a più 8 in questo momento. Politori imbestialito con i suoi ragazzi. Rodriguez ha segnato nel momento cruciale di questo terzo quarto, con i giocatori del Sora probabilmente anche un po' avviliti dagli attacchi falliti e dai falli fischiati contro, e sono stati diversi in questi ultimi secondi del terzo quarto. Hanno subito poi questa tripla in transizione. Beschino, Norvedo, Rodriguez ha lasciato completamente solo sul lato sinistro del campo, quello più lontano dalla nostra postazione. Un colpo che potrebbe essere del KO, è stato bravo Politori poi a chiamare il timeout e a raffreddare un attimo gli spiriti. Anche questa uscita al timeout complicata per il Sora, per la difesa del Formia che attacca alto anche con tre uomini. Frisari, il tiro di Frisari, palla sul ferro, al rimbalzo però ci va ancora lui, palla sotto le gambe e la stoppata di Rodriguez, tiro di Rajlans dall'altra parte, Porfido tutto solo e altri due punti nella sua partita, supera quota 20, Porfido dovrebbe essere 21. Alla fine Sora che con molta difficoltà a imbastire questa azione offensiva ha lasciato completamente solo sulle ali dell'entusiasmo Mustacchio. Due punti, attenzione perché la partita non è finita, sono 8 i punti di vantaggio della squadra di casa, ma in questo sport più che in altri veramente non è finita finché non è finita. Rodriguez ci mette tempo a capire cosa fare, lascia poi a Norbedo che ha una linea di penetrazione, se la prende, lascia andare per il pallone, al rimbalzo Rodriguez, lotta alla fine il pallone e lo conquista il numero 7 Vitali. Dall'altra parte Frisari prova ad avanzare, bloccato da due, cerca spazi, non ne trova, il pallone vacante con questa volta Mustacchio, ancora un uomo completamente solo sotto il canestro, si tratta di Bogdan Rajlans, altri due punti per lui, diventano 9 nella sua partita, 49-43 per il Formia in questo terzo quarto, 4 minuti meno di 10 secondi e Norbedo dal nulla, due punti che sanno di tripla ma sono due, 9 punti anche per Norbedo, 51-43. Formia costantemente a caccia della doppia cifra di vantaggio. Rajlans, pallone sporcato e poi conquistato da Porfido. Rodriguez, un'idea di passare a Norbedo, poi sceglie Di Rocco per allungare anche un po' l'azione e far passare qualche secondo in più. Porfido, un tiro difficile, poi il tap-in di Norbedo, forse lo stesso Porfido, questa me la sono persa. Io disegno a Norbedo, nel dubbio. Cambi, entra Perez al posto di Di Rocco ed entra Vukajlovic al posto di Vitali.
forte, dovrebbe aver commesso fallo meschino, se non ho visto male, ma sto vedendo un po' male anch'io, preso dal ritmo della partita. Perez non lancia subito il contropiede, Porfido se ne lo subito a mettere sulla sua mattonella, consegna per Norbedo che viaggia, vede Porfido, ricezione, tiro, secondo ferro e rimbalzo catturato da Mustacchio. Vukajlovic aveva spazio per tirare da tre, preferisce andare dentro e due punti difficilissimi ma messi a segno da Milan Vukajlovic. Punti numero 3 e 4 della sua gara. Norbedo subito per Perez che attacca il ferro e il ferro gli sputa fuori il pallone. Due punti che sembravano facili facili. Vukajlovic ancora una volta le possibilità di tirare da tre e rinuncia per far girare il pallone. Mustacchio, Vukajlovic sforza, sparito un po' dalla partita, palleggia il resto e tiro, cerca anche il fallo, non trova né il canestro né il fallo. Norbedo, Porfido dall'altra parte, Rodriguez sbaglia tutto, voleva passare per Norbedo, pallone troppo alto, doveva essere Superman Norbedo. Gli applausi del pubblico per la squadra di casa sta regalando sicuramente emozioni, così come il Sora che adesso attacca. Vukajlovic, Mustacchio, Frisari dentro per Rylands, ancora fuori Frisari, Mustacchio si prende un colpo da Norbedo, qui c'è il fallo sulla finta di Mustacchio, c'è cascato Norbedo e viaggio in lunetta per Mustacchio, quarto fallo per Matteo Norbedo, necessita di un cambio, non molto contento il numero 18. Non è ancora uscito, passa in campo Norbedo, nel frattempo Mustacchio ha sbagliato il primo, ha sbagliato il secondo, adesso sì, può uscire Norbedo. E questi due liberi sbagliati rischiamo di pesare tanto tanto tanto. Adesso vediamo come il Formia gestirà questa azione offensiva. Vi ho sentito un somaro urlato da Polidori a Mustacchio. Continua però ad attaccare su ogni rimessa il Sora. Di Rocco entra in campo al posto di Meschino. Applausi per tutti gli uomini in campo davvero. 53-45, 1 minuto e 52 secondi alla fine del terzo quarto. Perez può avanzare, c'è tanto campo, un missile che Rodriguez riesce a tenere tra le mani. Di Rocco poi chiama la calma, Perez a portare il blocco, Di Rocco va da Porfido, la palla gira veloce nelle mani di Rodriguez, il tiro, la palla prende il ferro, al rimbalzo ci arriva Sforza in contesa con Perez, palla per il Sora, ancora Sforza che si gira da tre, poi cerca Vukajlovic che stavolta tira. Ferro e Rodriguez al rimbalzo, Di Rocco, polveri bagnate in questa fase del terzo quarto. Di Rocco, Porfido, Mannarelli, Di Rocco, Rodriguez, aggira l'avversario, va al tiro, il canestro non è valido ma c'è il fallo. Del numero 12 Vukajlovic. Questo di stizza di Rodriguez, quarto fallo per Milan Vukajlovic, però resta in campo, non vedo cambi per il Sora, chissà se Polidori se ne è avveduto del numero di falli del suo numero 12. Tanto Rodriguez dalla lunetta ancora una volta per raggiungerla questa doppia cifra di vantaggio, il primo entra. Se non altro perché il Formia rischia di rimpiangere il fatto di non ammazzare la partita in questa fase. Secondo dentro e più 10 per il Metaformia. Adesso vediamo la reazione del Sora, se ci sarà, come sarà. Già è riuscita in rimonte da queste latitudini.
forza. Palleggia, il resto si imbroglia con il pallone, alla fine lo mantiene. Un po' di caos, alla fine il tiro, il rimbalzo ancora preso da Vukajlovic, Formia tutta ferma e Vukajlovic va a prendere il pallone a segnare i due punti che tengono dentro il Sora questa partita. Di Rocco, Rodriguez ci pensa su, poi tira a ferro, Perez al rimbalzo, la vincono gli uomini in maglia arancione. Sforza, supera Mandarelli, sono in tre, va da Vukajlovic, ci mette la mano Perez, ancora sforza sotto Canespo, alla fine prende il fallo il numero 18, esausto. Sforza che è uscito dalla partita in questo terzo quarto, deve trovare le energie per tirare su i suoi. Abbiamo visto sulle ginocchia il numero 18. Esausto, ma la sua produzione si è fermata. Stiamo cercando di capire cosa è successo. Quinto fallo tecnico per Vukajlovic, che si va a sedere. Quindi da quelli che devono essere due tiri liberi per il Sora si va al tiro libero per il Formia. Porfido azzanna la giugulare e va a segnare. Adesso ci saranno i due liberi per Sforza. È entrato Vitali al posto di Vukajlovic. Sforza mette il primo, è uscito solo una volta a fare 2 su 2 su 4 tentativi, questo è il quinto e non riesce neanche stavolta. Perez, Porfido, Di Rocco a suonare la carica, questo può essere il momento decisivo. 8 secondi, 7, 6, 5 alla fine del terzo quarto. Rodriguez praticamente da casa sua e alla sirena Pablo Ariel Rodriguez mette il punto esclamativo su questo terzo quarto, 59 a 48, Formia più 11, restate qui perché si preannuncia un ultimo quarto dove veramente, presumo, ne vedremo delle belle. E sta per iniziare l'ultimo capitolo di questa gara, di questa 14esima giornata della Serie C Gold Laziale. Meta avanti 59 a 48 sul Sora, iniziato il quarto quarto. È il momento della riscossa per il Sora o di assestare il colpo definitivo del KO per il Meta. Vedremo come andrà a finire. Sforza da tre, ci prova primo ferro al rimbalzo forte Frisari. Fallo è del numero 8. Si deve andare a pulire il parquet. Situazione dei falli da monitorare, Frisari commette il suo terzo fallo nella partita, l'unico ad aver raggiunto quota 5 è stato Vukajlovic che sul finale del terzo quarto si è fatto fischiare un tecnico, era già a 4 falli e si andrà a sedere in panchina anzitempo, lo vediamo molto sconsolato seduto più lontano possibile da coach Polidori. Il tiro da 3 di Rocco che va a segno dal nulla. Segna solo da 3 di Rocco, 3 punti nel secondo quarto, 3 punti nel quarto quarto. I quarti col numero pari, segna i numeri dispari, il numero 0, c'è un po' di tutto in questa partita di Rocco in questo momento. Sforza, ancora per lui la ricezione, sotto canestro, va a mettere 2 punti rischiando anche di prendersi il fallo di Rodriguez. Di Rocco resta aggrappata alla partita anche se con 12 lunghezze di distanza il Sora. Rodriguez da fuori, sente l'odore del sangue ma non azzanna. Sora però disattento, il rimbalzo viene ripreso dal numero 10, Formia che lascia girare il pallone, Mandarelli finta, va al ferro e 2 punti di Mandarelli. Formia che quindi prova a dare il colpo definitivo a questa gara. Sora che ci prova in tutti i modi, Sforza lasciato però praticamente solo in questo attacco. Palla bene messa nell'angolo, il tiro di Vitali, primo ferro, rimbalzo corto pescato da Di Rocco. Porfido si ferma, serve Di Rocco,
Ancora Porfido, Rodriguez fuori per Porfido, difficile ricezione, difficile il tiro, un cross praticamente che prende il tabellone, si va dall'altra parte, sforza, bella palla dentro per Rylance, stoppato, fermato Perez di Rocco a completare il disimpegno. Porfido che poteva andare al tiro, la sua finta manda per aria Mustacchio, poi serve dentro Perez che va al ferro, sbaglia il tiro ma subisce il fallo, credo, del numero 7, sì, il fallo è di Vitali che uscirà per far entrare Mazzocchia. C'è anche time out chiamato da Polidori, 8 minuti alla fine di questa partita. Francesco Vitale, Vitali, avevo detto bene, io non mi fido più neanche di me stesso quando la gara raggiunge certi ritmi. Primo fallo per il numero 7, Francesco Vitale. Situazione dei falli da tenere accuratamente d'occhio, ad esempio per il Formia 4 c'è Norbedo, però ha tolto, cioè è in piedi, non neanche la giacca, potrebbe entrare, il rischio quello di chiudere la partita. Siamo nell'ultimo quarto, il Meta 14 punti di vantaggio, potrebbe anche amministrare, che sa che non ci sia spazio per, cioè nuovamente per Rodriguez e per Varga, magari quelli che abbiamo visto meno in questa partita, come Coronini che è uscito subito probabilmente infortunato, o Massaro. Nel frattempo Perez in lunetta, partita onesta questa di Perez, sono 7 punti per lui con questo libero, diventano 8, che ci aveva abituato a tutt'altre score. Tirato la palla col piede Perez, è ancora rimessa per il Sora. Pressing altissimo del Formia, Sora che deve uscire rapidamente, lo fa bene, facendo girare palla dentro per Rylance che riesce a deludere la marcatura di Rodriguez, che va anche a commettere fallo, segna Rylance, 2 punti, numero 16 e 17 della sua gara, terzo fallo di Rodriguez e possibilità di gioco da 3 punti che si concretizza. 1-18 quindi per Rylance e terzo fallo per Rodriguez. Di Rocco, Porfido, Rodriguez si allunga troppo il pallone, lo riconquista il Sora subito dall'altra parte con il suo capitano che va a subire il fallo, credo di Porfido, no, di Di Rocco. Saranno quindi 2 tiri liberi per Frisari, no, dovrebbe essere semplicemente rimessa per Frisari. Fatto sta che c'è il time out, si ferma il gioco. Azzardo un terzo fallo, però non sto sbagliando spesso in questo finale di gara. Dovrebbe essere terzo fallo per Di Rocco. Sì, stavolta ci ho preso, ho esultato anch'io. Via. 6-6-5-3 il punteggio con 7:30 da giocare. Rimasti in questa partita. Ancora Polidori a dare istruzioni ai suoi. Modo tutt'altro che pacato, molto più British lo stile in questa fase di Rocco, direi che ne ha ben d'onde, i suoi sono 13 punti avanti. Squadra in campo per questi ultimi 7 minuti e mezzo. Come avevamo previsto, lunetta per Frisari.
Federico Frisari, capitano della formazione ospite. Due liberi frutto della trasformazione di due tecnici fischiati contro il Formia. Questo è il terzo libero a segno, il quarto va a vuoto. Frisari però è bravo a riprendersi il pallone, si gira, appoggio per terra e va a segno. Ottiene più di quanto avrebbe ottenuto con i tiri liberi. Di nuovo a meno 10 il Sora, che tenta la risalita, difficile ma non impossibile, soprattutto sfruttando i momenti di blackout per cui è famosa la squadra di casa. Rodriguez, qui una magia, poi un'occhiataccia all'arbitro per un fallo che non è stato fischiato secondo il giudizio del numero 10. Sforza, palleggio, arresto e tiro, e due punti per Sforza. Resta lì il Sora, non vuole mollare. Sforza che dopo tre punti nel primo quarto e 12 nel secondo ha segnato solo due punti con un errore dalla lunetta nel terzo quarto, adesso già a 4. Norbedo, Rodriguez, 9 secondi, 8, 7, la palla nell'angolo, la riesce a tenere in campo Mandarelli, dentro per Perez, rischia la palla persa, un secondo, ma Perez va a segno. E c'è anche il fallo, fallo di Rylands. Perez che ha segnato praticamente allo scadere dei 24 e si è conquistato anche il tiro dalla lunetta per il fallo del numero 6, che commette il suo quarto fallo realizzato il libero supplementare. 71-58. Sforza, va ad attaccare il ferro, prova una magia che non riesce, poi forte su Perez, commette fallo. Deve essere quarto fallo anche per lui. Di Rocco, difesa forte di Frisari su di lui, Di Rocco riesce però a servire Rodriguez, Perez a portare il blocco, poi si butta dentro, tutto fatto benissimo, poi arriva il fallo di Frisari ad impedire due punti facili a Perez, mentre entra Porfido al posto di Di Rocco e si prende gli applausi non solo della panchina ma di tutto il Palafabiani. Quarto fallo anche per il capitano del Sora. Perez nuovamente in lunetta ad imbottire il suo punteggio, a tentare di infarcire il suo punteggio. Sbaglia il primo libero. E sbaglia anche il secondo, al rimbalzo ci va Rylands. Bravissimo poi Mannarelli ad avventarsi sul pallone, a farlo sbattere sul corpo del numero 6. Rimessa è in zona d'attacco per il meta. Porfido, palla in mano. È entrato infatti Norbedo, c'è in campo per questo finale. Perez, Mannarelli, pallone difficile. Mannarelli riesce con una magia a tenerlo sulla pressione dei due avversari. Attenzione perché è rimasto a terra un giocatore del Sora. Si continua a giocare, Mannarelli va al tiro da tre e lo mette a segno con un giocatore del Sora a terra. L'arbitro dice non ho visto niente, cosa giustificarsi con la panchina. Vale la tripla di Mannarelli, proprio contro Mannarelli si era scontrato il capitano Frisari. Sette, quattro, cinque, otto, prendendo il largo il meta con 5 minuti e 44 secondi alla fine della partita. Vede quasi lo striscione del traguardo. Nelle ultime due uscite
Il Sora non è andato mai oltre quota 58 nelle ultime due sconfitte, adesso è a 58 la stoppata di Perez, c'è il fallo però su Frisari, Perez si mette le mani in faccia, ma il fallo c'è per il direttore di gara, devo andare Frisari in lunetta, terzo fallo per Eduardo Perez Gonzalez della Blanca. Frisari mette il primo libero e dentro anche il secondo, 74 a 60, 14 punti di vantaggio della squadra di casa. Avanza Norbedo, lo tiene Frisari, allora si va da Rodriguez, Perez portare il blocco e poi buttarsi dentro, Porfido proprio per Perez, Mannarelli chiama l'uscita, Perez preferisce andare da solo, Mannarelli un altro miracolo a tenere questo pallone in campo, dentro bene per Perez che viene appoggiato al tabellone, sono due punti che dovevano essere trasformati per la gioia del pubblico di casa, ma soprattutto per lo sforzo incredibile ancora una volta di Mannarelli che non sta risparmiando nulla, qui va ad intercettare il pallone, adesso se ne va da solo Mannarelli, lascia bene il pallone sul tapin, Porfido non riesce, la rimessa è per il Formia, sulle ginocchia Mannarelli, sembra essersi fatto male Perez che si tiene il braccio e sta per entrare Massaro con il numero 21. Gli applausi perché va a sedersi il protagonista assoluto di questo quarto quarto e avrà segnato solo 5 punti che sono 8 in totale, ma la sua intensità ha permesso sicuramente al Formia di tenere questi 16 punti di vantaggio. Massaro per Porfido, si fa vedere Rodriguez, Porfido si perde il pallone, lo va a prendere Frisari che se ne va da solo, Frisari ha un appoggio al tabellone, 2 punti per lui. Bisogna proprio di punti rapidi il Sora per tentare di rimettersi dentro questa partita. Perez, Rodriguez va al tiro da 3, si è visto già da come partiva la palla che sarebbe andato fuori bersaglio, ma il rimbalzo ci arriva più veloce di tutti Norbedo che rallenta il ritmo, sfida sforza, sfida tutti. Rodriguez sul tapine non riesce, comunque riesce a buttare fuori il pallone che alla fine resta in possesso del Sora, rallenta Mazzocchia per evitare la stoppata e mette a segno 2 punti, su di lui c'era Perez, intelligente, furbo, Mazzocchia poteva anche fruttargli il libero. Questa azione, Forma che però fallisce ancora una volta davanti, allora Sora che si proietta rapidamente dall'altra parte, vola al ferro con una magia, Frisari che va a segnare altri 2 punti, time out per Di Rocco che deve assolutamente svegliare i suoi perché a 3.33 dalla fine di questa partita c'è una partita e come se c'è, il Sora ritorna a meno 10 dalla squadra di casa. L'abbiamo detto, in questo sport più che in altri non finisce fino a quando non si sente la sirena. I giocatori del Sora sono stremati ma sono ancora in partita, 76 a 66, sono 4 possessi che in 3 minuti e 33 possono sembrare tantissimi come possono sembrare davvero pochi, tutto dipende da come riuscirà il Sora a gestire soprattutto le azioni d'attacco, sono già in bonus. Quindi ogni fallo ferma il cronometro per mandare in lunetta il meta. Vediamo se questa potrà essere un'opzione spendibile, ma la situazione dei falli, come abbiamo detto, era da monitorare e per bene, perché dei giocatori attualmente in campo, sia Rylance che Frisari che Sforza, sono già a quota 4 con Mustacchio a 3. Quindi poteva essere un'opzione, ma così non credo che sarà. Massaro, Norbedo, vedete subito come potete vedere il Sora è aggressivo nei primi secondi dell'azione per costringere anche il meta ad accelerare e guadagnare secondi, e Perez sbaglia il canestro,
Tutto bene, quindi per il Suola in questo momento sforza, però viene fermato da Rodriguez in attacco. E corre il tassametro. Norvedo, Porfido. Si gira il tiro, sbagliato e non di poco. Massaro al rimbalzo, per un momento gliela soffia Mustacchio. Norvedo a raccogliere il pallone vacante, a far perdere altri secondi con questo extra possesso per la squadra di casa. Palla scaricata in maniera magistrale per i due punti di Edu Perez, che sta facendo volare, sta facendo lievitare il suo bagaglio personale, il suo punteggio personale in questa partita. Porfido va a rubare un'altra palla, attenzione perché qui fa accademia il meta e sbaglia che il Sola recupera. Frisari si mette le mani, la palla gira, Mustacchio, il pallone esce fuori, dei del basket non vogliono decisamente bene al Sora in questo momento. Massaro, Rodriguez dall'altra parte, questa azione sbagliata, sì che mancano ancora due minuti, ma sa di resa anticipata da parte della squadra ospite che è veramente esausta, tutti un po' sulle gambe a partire dal capitano Frisari, ed è un segnale anche psicologico ai compagni. Rodriguez, c'è il tocco e il fallo, che è quinto fallo, l'arbitro va anche a dirgli qualcosa, ma se non ho visto male è quinto fallo, sì. Il fallo è del numero 6, intanto esce Perez e fa entrare Meschino. Se è fallo di Bogdans Rylands, a me è sembrato fosse il suo, quanto pare mi sono sbagliato perché ha dato la paletta col numero 4 di fronte di Mustacchio il fallo. Rodriguez torna a segnare per i suoi ancora una volta dalla lunetta. Secondo non entra, Meschino al rimbalzo, Mustacchio raggiunge il pallone, c'è il fallo di, non ho capito, è stato un primo fallo di forse di Massaro. Sforza, ultimo minuto e 45 secondi, sforza Mustacchio che vuole attaccare il ferro, alza il pallone e il fallo che lo manda in lunetta del numero 24 di Meschino. Mustacchio va in lunetta, 7 punti per lui in totale, ma fino a questo momento non era andato mai a segno, no, era andato una volta a segno dalla lunetta, facendo anche uno 0 su 2. Adesso però bottino pieno per lui. E Sora che è costretto a interrompere l'azione immediatamente e mandare in lunetta Norvedo. E darsi una speranza in questo ultimo minuto e 35. Norvedo mette il primo. E mette anche il secondo. 81 a 68. Sforza. Il blocco di Rylands e poi si butta dentro, sforza, palleggia, arresto e tiro, due punti, come se niente fosse di sforza, come se non stesse giocando interrottamente dal primo minuto, come se i suoi non stessero sotto di più di 10 punti. Per Rodriguez, bravissimo a conquistarsi questa rimessa. Porfido per Meschino. Rodriguez, Frisari che va a togliere il pallone dalle mani, ma poi rovina fuori dal campo. Mentre entra Polidori,
Avete detto garbage time, 1:06 da giocare, si fa sedere Porfido, applausi per lui, applausi per il numero 4 Marco Polidori, che con 11 punti di vantaggio, con 1:06 da giocare, direi che Di Rocco si può anche permettere di far stare in campo insieme Massaro e Polidori. Qui Massaro sbaglia e non di poco il tiro, palla ancora dentro per Massaro che sbaglia ancora una volta. Secondo Ferro, il rimbalzo preso da Frisari che è proprio l'ultimo a mollare, poi Massaro gli rovina addosso, scivolano i due, il fallo è di Massaro, secondo fallo per lui, collezionato due falli in questa partita Massaro. Frisari sulle ginocchia, davvero esausto, lui è sforza, ma così come Rylance hanno dato tutto quello che avevano. Mustacchio che rientra passeggiando su Polidori, anche l'uscita prematura dal campo di Vukajlovic ha costretto coach Polidori a tenere praticamente sempre in campo gli stessi giocatori. Frisari ha messo un altro punto della sua notevole partita, 2-2 dalla lunetta, 11 punti solo in questo quarto quarto per Frisari, sono 17 totali. Norbedo sbaglia, poi o meglio c'è l'intercetto col passaggio diretto a Massaro, ancora Frisari, ancora palla per aria, altri due punti per lui, sfiora quota 20, poi non riesce a tenere il pallone in campo Polidori, rimessa di Arancione, 81-74. Entrato Di Rocco mentre si discute in campo sulla proprietà di questa rimessa, l'arbitro assegna al Sora, Sforza 30 secondi, la palla per Rylance gli sfugge dalle mani, Di Rocco nella branca per quello che poteva essere l'ultimo possesso di questa gara. Il pallone viene spedito oltre la linea, il Formia nella prossima gara cercherà quindi a questo punto di mettere la terza vittoria consecutiva contro la Smith Roma Centro in casa della decima in classifica, mentre il Sora deve interrompere un trenino di 3 sconfitte consecutive tornando in casa a giocare contro la Virtus Fondi, e con gli ultimi 2 punti di Norbedo si chiude questa partita 83-74. È riuscito il Sora quindi a chiudere sotto la doppia cifra di svantaggio, onore agli sconfitti ma onore e tanto ai vincitori di questa gara, Formia che dopo lo scossone a inizio partita si è rimessa subito sui binari che l'hanno portata a vincere con autorità questa partita e a vedere la chiusura nella prossima gara del girone d'andata con la possibilità di agganciare il Grottaferrata in vetta alla classifica. Dal Pala Fabiani è sostanzialmente tutto, vi rimandiamo alle interviste del post partita, quindi restate con noi. Da Davide Guzzardi in cuffia e Nicola Dell'Anno alle riprese non resta che darvi un saluto e un abbraccio, e vi raccomando di restare sempre qui su Telegolfo con noi per tutti gli appuntamenti non solo di sport. Grazie a tutti e arrivederci. Siamo qui con Meschino e Massaro, è finita una partita molto intensa sotto tutti i punti di vista, a un certo punto
all'inizio del terzo quarto, è passati due minuti, io in cronaca ho detto abbiamo visto praticamente tutto quello che si può vedere, tra punti, stoppate, tecnici, è successo praticamente di tutto. Una partita molto intensa, mi rivolgo prima a te, avete la possibilità di chiudere il girone d'andata, chiaramente guardando i risultati anche del Grottaferrata, in testa alla classifica. Questi due punti... Ha perso Grottaferrata? Non lo sappiamo ancora, quindi dobbiamo aspettare di sapere i risultati, ma alla luce di questo, come giudichi il percorso fatto fino a questo momento dalla tua squadra? Vabbè, è un percorso senz'altro positivo. Noi lo sapevamo dall'inizio dell'anno che la squadra era forte e potevamo stare al vertice della classifica. Siamo partiti, insomma, tranquilli, nel senso che senza darci obiettivi troppo elevati, e direi che stiamo facendo un buon percorso. Dobbiamo continuare a lavorare perché tanto siamo solo a metà della stagione, ma andare avanti così. Il pubblico anche oggi è stato fondamentale, è stato caldissimo a un certo punto quando i ritmi sono alzati, siete stati bravi soprattutto a suonare la carica nei momenti decisivi. Nel primo quarto siete andati avanti anche di 8 punti, poi a un certo punto l'avete chiuso sotto. Cosa è successo in quel momento e se vi siete dati la scossa poi negli spogliatoi per ritornare in campo e ritornare a fare il meta? Vabbè, in quel momento abbiamo commesso parecchi errori che ci hanno portato sotto del punteggio. Infatti poi alla fine del primo quarto, poi il secondo quarto abbiamo iniziato a darci la carica tra di noi, che la partita la potevamo vincere tranquillamente. Infatti appena abbiamo iniziato di nuovo a difendere, ad attaccare come con i nostri schemi, siamo andati di nuovo sopra. La stagione è quasi arrivata a metà, erano questi i vostri obiettivi, cioè quelli di chiudere il più avanti possibile, che fosse per vincere questo campionato o per posizionarsi nel posto migliore quando arriverà poi il momento di dividersi nella griglia dei playoff? Vabbè sì, il nostro campionato dall'inizio stagione era quello di stare alla vetta, infatti ci siamo, dobbiamo mantenere questo ritmo fino ad aprile, cercando di posizionarci in una buona classifica e poi a aprile si vede chi vince. Tornando ad analizzare la partita, tornate a vincere in casa, avevate salutato prima della sosta natalizia il pubblico con la prima sconfitta, quella contro l'Aprilia, proprio tra queste mura, interrompendo tra le altre cose una striscia di 6 vittorie consecutive. Quanto è contato magari questo dato, l'importanza di tornare a vincere qui, di fare del Palo Fabiani il vostro fortino? Ma io penso che ogni partita debba essere giocata sul campo, non esistono partite scontate. Il campionato, comunque, il livello sia dalla parte alta della classifica alle quelle che stanno sotto, ogni partita ha una storia a sé, quindi bisogna giocarla. E Aprile è venuta qui, ha fatto la sua partita, si sono casati dall'inizio, hanno iniziato a fare canestri difficili anche da fuori e poi queste partite poi è difficile riprendere, ripeto, perché il livello è alto e è livellato, insomma, quindi anche l'ultima della classe può farti lo scherzetto se approccia la partita nel modo sbagliato. Oggi noi, mettendo intensità difensiva a un certo punto, iniziando a giocare insieme, come sappiamo, poi l'abbiamo portata a casa. Proprio da un punto di vista dell'approccio alla partita, c'è una cosa che un po' vi ha penalizzato, se possiamo parlare di penalizzati, di penalizzata una squadra che resta comunque almeno a bocce ferme prima di questa giornata a 2 punti alla vetta, è la capacità di azzannare letteralmente la giugulare la partita, cioè quando l'avversario ha cominciato a calare un pochino, qualche volta noi siamo trovati a commentare, chiaramente facendo la cronaca in presa diretta, quasi come se a un certo punto volesse fare accademia. Questo oggi non si è visto, anzi c'è stato un sommarsi di sempre più cattiveria agonistica che vi ha portato a tenere sempre il controllo sulla partita. Sì, credo l'analisi sia azzeccatissima, nel senso che a un certo punto, invece di fare accademia, come hai detto bene tu, abbiamo iniziato a difendere, a metterci energia, a lottare su ogni pallone, in attacco, a giocare insieme, come dicevo poc'anzi, e l'abbiamo portata a casa. Credo che sia leitmotiv poi della seconda parte del campionato, nel senso che chi fa accademia dura poco, quindi bisogna difendere, metterci tanta energia, forza e giocare insieme. Per chiudere, ti chiedo per la prossima partita, si va in casa della Smith Roma, un'altra squadra che naviga, diciamo, nelle posizioni di medio-bassa classifica, era decima in classifica se non ricordo male prima di questa giornata. Come si affrontano queste partite, specialmente in trasferta, dove magari si pensa di trovare un avversario che non ha tantissimo da dire, ma che magari proprio in casa vuole tirare fuori la prestazione della vita? Vabbè sì, queste sono partite che sono
pericolose perché può andare leggero mentalmente, ma infatti non dobbiamo sottovalutarla perché ci potrebbe fare lo scherzetto. Dobbiamo andare là come abbiamo giocato oggi e cercare di vincere. Siamo con coach Di Rocco. Coach, è finita una partita che secondo me nel primo quarto le ha fatto vedere un po' di fantasmi, poi il risultato ha parlato da solo, siete arrivati praticamente a 8 punti di vantaggio, siete andati anche oltre la doppia cifra nel corso della partita. Sì, è una partita che è stata per noi difficile da interpretare. Sapevamo delle loro qualità, anche se la loro classifica è un po' scarna, e quindi avevamo preparato la partita in un certo modo. Poi è chiaro, e non deve suonare da giustificazione, l'infortunio dopo 18 secondi di Giovanni Coronini chiaramente ci ha un po' spiazzato e fatto cambiare i piani. Il piano gara, e noi venivamo anche da 10 giorni di inattività per Di Rocco, che non si è allenato, si è allenato solo ieri dopo tanta inattività per un problema che ha avuto di salute, quindi siamo stati in vera difficoltà per la casellina del playmaker, e questo probabilmente ha incanalato la partita su un binario imprevisto. E poi, come hai detto tu, l'abbiamo un pochino sistemata, ma sempre con qualche sofferenza. Abbiamo patito un po' la loro fisicità, e il loro andare a rimbalzo offensivo, e quindi questo è stato un po' il motivo conduttore di tutta la partita. Però credo che le squadre, le buone squadre sanno anche vincere quando giocano meno bene del previsto, ecco. Credo che sia una dote importante quella di vincere le partite, di saperle chiudere anche quando la qualità del gioco non è quella abituale. Oggi questa cosa c'è stata, siamo andati a parlare con i suoi giocatori, proprio questo dicevamo, spesso ci troviamo qui a parlare dopo la partita di un Formia che ha dei momenti di blackout, che quando acquisisce un certo vantaggio inizia a fare accademia e fa rientrare in causa le squadre avversarie. Questo oggi non si è visto, anzi ci sono stati dei giocatori che in certi momenti si sono letteralmente presi la trombetta della carica e hanno suonato per i compagni, mi viene in mente Norbedo e Porfido nel secondo e nel terzo quarto, credo che hanno letteralmente trascinato i compagni quando serve. Forse manca ancora un po' il colpo del capo, cioè quello che stende definitivamente l'avversario, però quantomeno oggi, a onesta opinione di chi parla, modesta, no? Onesta opinione di chi parla, c'è stata questa continuità di aggressività nel corso della partita. Sì, siamo probabilmente saliti di intensità nella seconda parte di partita, di gara, e siamo riusciti ad avere un po' più di energia, un po' più di ritmo, e quindi quello ci ha permesso di dilatare il punteggio fino a più 14, che poi è proprio in quel momento della partita che abbiamo un po' messo in difficoltà e li abbiamo un po' condizionati mentalmente ai ragazzi del Sora. Io ripeto, abbiamo un buon ruolino di marcia fino adesso, abbiamo vinto l'undicesima partita su 14 giocate, siamo secondi in classifica a due punti dalla prima, credo che la terza abbia perso, Frassati abbia perso a Grottaferrata, quindi io credo che ci possiamo ritenere soddisfatti per quanto riguarda i risultati. Poi le prestazioni sono ancora perfettibili, abbiamo, come dici tu, da migliorare, abbiamo da fare ancora, alcuni meccanismi devono essere ancora perfezionati. Su questo siamo convinti, siamo consapevoli, ci dobbiamo lavorare, ma complessivamente possiamo archiviare la 14ª partita con positività. Il coach praticamente mi sta bruciando tutte le domande, perché la prossima è proprio riguardante il percorso fatto fino adesso. A una giornata alla chiusura del girone d'andata, praticamente ha detto tutto lei, c'è la Smith Roma Centro, la prossima partita in trasferta.
Siete ritornati a vincere in casa, ristabilendo quindi l'inviolabilità del Palafabiani. Una sola partita persa in questo complesso è sicuramente un dato importante. E quindi, piuttosto che farle le solite domande sull'andamento della stagione, su qual è l'obiettivo a fine campionato, perché quando una squadra è seconda a 2 punti dalla prima, mi sa che c'è davvero poco da dire. Io le chiedo se sa una notizia, diciamo, in anteprima, un preliminare, se sa le condizioni di Coronini. Giovanni ha avuto una noia muscolare, un qualche cosa di muscolare, un problema muscolare al polpaccio. Adesso il nostro medico, il dottor Vellucci, ha ritenuto che fosse opportuno e saggio tenerlo seduto per poi rivalutarlo domani mattina. Quindi è chiaro che noi ci auguriamo che Giovanni abbia avuto un infortunio lieve. Ce lo diranno gli esami strumentali, perché quando si tratta del muscolo ci dobbiamo affidare all'ecografia e alla risonanza e comunque agli esami delle macchine e poi alla consulenza ortopedica che domani faremo. Speriamo che possa essere qualche cosa che lo terrà fuori un breve periodo, ma è chiaro che l'esperienza ci dice che un qualche cosa dovrà riposare, un qualche periodo dovrà riposare, perché Giovanni ha accusato questo, questa sensazione di elettricità al polpaccio, e questo chiaramente è il sintomo che qualche fibra è stata interessata. Ripeto, per adesso manteniamoci così cauti e fiduciosi, poi gli esami strumentali ci diranno la verità.